su Radio Fantastica, in diretta c'è Tutto a Posto e oggi continuiamo questa manovra di avvicinamento verso il Catania Book Festival. Il gruppo RMB è ancora una volta è partner di questo importante evento, ne abbiamo parlato la settimana scorsa con Simone De Pieri, ma adesso entriamo nel vivo del programma e lo facciamo con Giusy Norcia. Buongiorno Giusy. Buongiorno, buongiorno, è un piacere essere con voi. È un piacere veramente mio, perché Giusy, tu sei scrittrice, grecista, appassionata e appassionante nel tuo raccontare, conoscere e in questo caso trasmettere al pubblico, perché questo incontro è aperto, chiaramente con delle regole da rispettare, questo lo vogliamo ribadire. Sì, sì, sì. Dall'incontro con le persone davvero si moltiplica la vita, perché tanti progetti, anche i libri, nascono da questi incontri. Possono essere scambi di parole o anche soltanto di sguardi. E la meraviglia di ogni incontro è che è irriproducibile. Esattamente, unico. E questo unico. È unico davvero, perché il tema, l'ho anticipato poco fa, da Achille ad Iron Man, dal mito greco a Wonder Woman, storie di idee, eroi e superpoteri per salvare il mondo. Si rimane sempre vicini quando si pensa ai supereroi, perché secondo me anche da adulti noi abbiamo nel nostro immaginario il supereroe di riferimento. È vero, è vero. È impossibile immaginare la vita senza supereroi. E tra l'altro, un po' come i personaggi del mito, possono essere sempre reinterpretati, riscritti, possiamo notarne degli aspetti che magari c'erano sfuggiti, hanno un po' la stessa caratteristica. Cioè il fatto di essere vicini a noi, alle nostre qualità, anche ai nostri difetti. Quindi l'eroe antico, e dico l'eroe ma anche l'eroina, così come anche le divinità, e poi i supereroi o le supereroine contemporanee più vicine a noi, hanno sia delle caratteristiche, dei tratti distintivi, non solo di superpoteri ma anche di elementi caratteriali, e anche dei difetti. Sì. I difetti sono importanti. Ma, e poi in questo senso i greci erano stati molto furbi, per non creare troppa separazione fra il mondo degli umani e il mondo dei divini. Diciamo, i divini avevano anche molti vezzi tipicamente umani, penso a Zeus in assoluto, che poi era il dio assoluto, eppure lui era forse quello più vizioso, fra virgolette. Ma la cosa interessante è che la figura del supereroe o della supereroina è presente in tutte le culture del mondo e in tutte le epoche storiche. Sì, sì, ripeto, anche con questi tratti che in parte li differenziano, ma poi quando ci avviciniamo alla loro essenza troviamo anche delle somiglianze, delle affinità, ripeto, anche delle sorprese. Se io penso a una dea come Atena, che poi molto spesso è considerata semplicemente la dea guerriera, lei è la protettrice degli eroi, degli eroi antichi. Senza Atena, insomma, Achille, Ulisse... Erano persi, lo possiamo dire. Però lei, oltre ad avere questa capacità legata alle arti, non solo militari, in realtà lei è una stratega, però è la fondatrice dei tribunali, per esempio. Quindi anche questa una delle sue arti è quella della tessitura. Quindi a volte noi il rischio è quello di schiacciarli dentro lo stereotipo. Se li viviamo invece in profondità, allora vediamo tante altre caratteristiche. Io penso, per esempio, dentro un personaggio come Wonder Woman ci sono senz'altro le Amazzoni, chiaramente il riferimento di donne, certo, guerriere. Ma c'è tantissimo anche Atena. E c'è Artemide o Diana, tant'è vero che poi Diana rimane il suo nome. Quindi ci sono queste dee che hanno anche delle caratteristiche diverse. Per esempio Diana o Artemide è dea della caccia, ma è anche una dea levatrice, una protettrice della delle partorienti. Ecco, esatto. Pensiamo, che protegge le partorienti, quindi che caratteristica, che funzione fondamentale ha. La nostra Wonder Woman ha anche una grande integrità, per esempio, quindi prende tanto, non è soltanto una combattente, ma una combattente volta al bene, quindi questo è un aspetto fondamentale. E poi Giusy, a livello generazionale, sì, noi siamo molto legate a Wonder Woman, noi ragazze, diciamo. Quante di noi hanno... Io l'ho sognato tanto di travestirmi da Wonder Woman,
anche preferibilmente avendo la sua fisicità, diciamo, quella le physique du rôle, come si suol dire, no? Ma al di là dell'aspetto meramente, diciamo, estetico, è proprio la forza che rimane nel simbolo espresso in questo caso dalla supereroina. Fra l'altro tu sei docente di drammaturgia antica presso l'INDA, l'Istituto Nazionale del Dramma Antico, e quindi maneggi questi personaggi che sono assolutamente presenti nella drammaturgia, nelle tragedie greche. Chiaramente. Sì, poi nelle tragedie greche noi vediamo proprio questo aspetto anche di, pensiamo a un Eracle o Ercole, insomma, chiamiamolo la greca, Eracle, ecco. È l'eroe delle fatiche, anche capace di viaggiare oltre i mondi, no? E quindi va anche negli inferi, fa le sue fatiche, può diventare un personaggio comico o un personaggio tragico al momento in cui viene preso dalla follia. Ecco, questi sono tanti aspetti, le tante sfumature, come giustamente detto tu, noi siamo un po' abituati a schiacciarli un po' e a schematizzarli, ma ci sono tante sfumature affascinanti di questi personaggi che costellano la nostra cultura internazionale. L'appuntamento è dunque domenica 23 alle 16 all'interno del Catania Book Festival, ci si può prenotare per questo incontro, basta andare sul sito del Catania Book Festival e seguire tutta la procedura. Intanto Giusy, io ti ringrazio e grazie. Ci vediamo domenica 23. Grazie a voi, e vedremo Achille ed Iron Man cosa hanno in comune. C'è anche un po' di Superman dentro. Wow, grazie Giusy. Allora ci vediamo domenica. Tutto a posto, la mattina che mi piace su Radio Fantastica.